Di Mario Benedetti, non ti arrendere. Non ti arrendere, sei ancora in tempo per arrivare e cominciare di nuovo. Accettare le tue ombre, seppellire le tue paure, liberare il buon senso, riprendere il volo. Non ti arrendere, perché la vita è così. Continuare il viaggio, perseguire i sogni, sciogliere il tempo, togliere le macerie e scoperchiare il cielo. Non ti arrendere, per favore, non cedere. Malgrado il freddo bruci, malgrado la paura morda, malgrado il sole si nasconda e taccia il vento, ancora c'è fuoco nella tua anima, ancora c'è vita nei tuoi sogni. Perché la vita è tua. E tuo anche il desiderio, perché lo hai voluto e perché ti amo. Perché esiste il vino e l'amore, è vero. Perché non vi sono ferite che non curi il tempo. Aprire le porte, togliere i catenacci, abbandonare le muraglie che ti protessero, vivere la vita e accettare la sfida. A recuperare il sorriso, provare un canto, abbassare la guardia e stendere le mani, aprire le ali e tentare di nuovo, celebrare la vita e riprendere i cieli. Non ti arrendere, per favore, non cedere. Malgrado il freddo bruci, malgrado la paura morda, malgrado il sole tramonti e taccia il vento, ancora c'è fuoco nella tua anima, ancora c'è vita nei tuoi sogni, perché ogni giorno è un nuovo inizio, perché questa è l'ora, è il miglior momento, perché non sei sola, perché io ti amo. Dopo il Nobel a Bob Dylan, io direi che possiamo serenamente considerare chiusa la questione se i testi delle canzoni abbiano o no dignità poetica. La risposta è sì. Io vi leggo The Ghost of Tom Joad, Il fantasma di Tom Joad di Bruce Springsteen, tradotto da Leonardo Colombatti. È ispirato a Furore, il romanzo di Steinbeck e anche al film di John Ford. Uomini a piedi, lungo i binari della ferrovia, diretti verso un posto senza ritorno. Elicotteri della stradale che spuntano dietro il crinale. Una zuppa calda sul fuoco del bivacco sotto il ponte. E la fila del ricovero che fa il giro dell'isolato. Benvenuti nel nuovo ordine mondiale. Famiglie che dormono in macchina nel sud-est, senza casa, senza lavoro, senza pace, senza riposo. L'autostrada è viva stanotte. Ma nessuno si fa delle illusioni su dove conduca. Siedo qui, davanti al fuoco del bivacco, in cerca del fantasma di Tom Joad. Il predicatore tira fuori un libro di preghiere dalla sacca, si accende un mozzicone e dà una tirata, aspettando il giorno in cui gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Sta in una grande scatola di cartone sotto il cavalcavia, un biglietto di sola andata per la terra promessa, un buco nella pancia e una pistola in mano. Dorme su un cuscino di sassi e si fa il bagno nell'acquedotto municipale. L'autostrada è viva stanotte, dove porta lo sanno tutti. Siedo qui, davanti al fuoco del bivacco, in cerca del fantasma di Tom Joad. Tom disse: dovunque c'è un poliziotto che picchia un ragazzo, dovunque c'è un neonato che piange di fame, dovunque si combatte contro il proprio sangue e si respira odio, cercami mamma, io sarò lì. Dovunque c'è qualcuno che deve lottare per un posto dove stare, o un lavoro decente, una mano amica, dovunque c'è qualcuno che combatte per essere libero, guarda nei suoi occhi, mamma, mi vedrai. L'autostrada è viva stanotte, ma nessuno si fa delle illusioni su dove conduca. Siedo qui, davanti al fuoco del bivacco, in cerca del fantasma di Tom Joad. Dalla raccolta Le mani scalze di Manuel Forcano, un poeta catalano contemporaneo della nuova generazione, Antiochia.
Telefono. Sì? La tua voce giungeva di lontano, come una stella che vola altissima, appesa ad un filo finissimo. Mi spiegavi i vivi colori delle vie, le piazze, i traffici del mercato dei datteri, le mura. Antiochia, la città che avremmo visto assieme quell'estate, prima e ultima, nostra. Ascoltavo la descrizione della tua luce del meriggio, delle palme, degli uccelli che volavano fra i minaretti bianchi. Parlavi veloce, con l'urgenza di chissà che presto dovrà dire addio. Addio. E senza il tempo di dirci se ancora ci amavamo. Riaggancio. Un silenzio con gli occhi aperti mi guarda. La poesia che vous voulez dire è una poesia di Rafael Caria, La lingua des meus avis. Rafael Caria la dedica a Snitz e anche io la dedico a Musnitz, a Francesco e Andrea. Non mi illusion che parlina ancora per pro utenz la lingua des meus avis, a mala qual, patitet, e comenzata a conoscere lo sucres della vita e a mamar di questa terra antica la sabò della mar, il venti degli beci, che ama la sangue ma corre impetuoso entra las venas. Già il vece, le parole sono pangiare alle sbigas delle case borghese o migas proletarias, come se fosse in pera di frumaggia o fruizzi invernali che si mangiano solamente as dias di festa. E spera ciò che as dias di festa, come ai meus anniversari, e lasciate di tastare tutti gli occhi fa esotici e che sapengia.